Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche con ospiti e approfondimenti sociale, ambiente, energia, sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Lega Ambiente. Bene, eccoci in diretta per questa puntata numero 9. Vi dico subito prima do il titolo ufficiale della trasmissione: campionati studenteschi, giochi sportivi e progetti motori della provincia di Arezzo. Allora, per prima cosa do il benvenuto a Matteo Casali, che è uno dei tanti redattori di questo programma, diciamo che è un po' colui che tira un po' le fila, non è un semplice redattore, insomma, è anche uno che insomma ci mette più che la sua professionalità in dubbio. Quindi benvenuto a Matteo Casali. Grazie Massimo. Non abbiamo Greta Settimelli, che salutiamo. Ovviamente è stata impossibilitata essere qui in trasmissione, però dal prossimo giovedì troverete sicuramente in diretta. Oggi abbiamo questo argomento, che è particolarmente sentito perché i campionati studenteschi muovono tantissimi atleti, tantissimi ragazzi, tantissimi studenti. Sì, di nuovo grazie Massimo e di nuovo ben trovati a tutti gli ascoltatori. Vi ricordo che siamo in diretta anche su Facebook, facebook.com/lebuonepratiche. Oggi sì, lo hai anticipato tu, parliamo dei campionati studenteschi, una buona pratica che abbiamo ritenuto opportuno raccontare. Ne parleremo oggi con gli ospiti che abbiamo in studio, che vado a presentare. Parleremo soprattutto dei campionati studenteschi di Arezzo, dei giochi sportivi, quindi, e dei progetti motori della provincia di Arezzo. L'iniziativa è promossa dall'ufficio scolastico, quindi il Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con il CONI, il Comitato Paralimpico, Special Olympics, la provincia di Arezzo naturalmente, e tutti i comuni della provincia, e non ultima la collaborazione anche di Extra. Do subito il che è fondamentale, Matteo. Infatti noi presentiamo immediatamente il presidente di Extra, Francesco Macri, che sarà qui che è con noi e che starà qui almeno nella prima parte del nostro appuntamento. Poi abbiamo la professoressa Antonella Bianchi, che è responsabile scienze motorie dell'ufficio scolastico territoriale di Arezzo, preziosissima ospite. E poi diamo il benvenuto a Eleonora Ducci, vicepresidente della provincia di Arezzo. Bentrovati a tutti. Bentrovati a tutti quanti. Buonasera. Allora, siamo qui a parlare di questa buona pratica. Francesco Macri, Extra è sempre stata vicinissima a questa iniziativa. Sì, ormai sono qualche anno che Extra continua a sostenere questo evento importantissimo, che è un evento dinamico che accompagna le nostre scuole. La nostra professoressa Bianchi, facciamo casino con i microfoni, ormai improvvisiamo, e Extra è ben contenta di sostenere questi campionati perché hanno una rilevanza notevole come avviamento alle discipline sportive. Ormai hanno compreso tutti qual è l'inclinazione di questa grande azienda: accompagnare le istituzioni, le amministrazioni pubbliche. Io ringrazio in particolar modo sia il provveditorato che la provincia, che è la struttura istituzionale che ci assiste maggiormente per quanto riguarda le scuole. Quindi Extra continua a svolgere questo ruolo, diciamo, di responsabilità sociale. Non è solo un'azienda che eroga servizi, ma è un'azienda che, diciamo, ristora il territorio e sostiene le istituzioni in queste buone pratiche. E i numeri ci hanno dato ragione, perché credo che Arezzo si sia distinta a livello nazionale su questa riedizione dei giochi della gioventù. Quindi
siamo molto soddisfatti di supportare per quanto possiamo questo tipo di manifestazioni e non mancheremo di sostenerli anche in futuro. Bene, allora io volevo chiamare subito in causa Antonella Bianchi, che ci dirà, insomma, dalla presentazione dei campionati studenteschi di Arezzo, avvenuto lo scorso 6 febbraio, si può notare che queste non sono solamente delle gare sportive, ma sono anche progetti motori che coinvolgono migliaia di studenti. Sì, il territorio di Arezzo, innanzitutto grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Diciamo che questo territorio, la provincia di Arezzo, è un territorio molto fertile, sia dal punto di vista di tutti i nostri dirigenti scolastici che ci seguono, ma soprattutto perché grazie alla provincia di Arezzo, che approvvigiona tutte le scuole superiori delle palestre che abbisognano, e grazie ai 37 comuni che fanno lo stesso per le scuole materne, le scuole primarie e soprattutto le scuole medie, possiamo dar vita insieme al CONI. Saluto il professor Giorgio Cerbai, che insomma è sempre al nostro fianco, anche perché faceva il mio lavoro per 16 anni prima di me, per cui io ho solo da imparare. E l'incontro con Estra poi è stato meraviglioso, perché in tempi, parlo di 4 anni fa, il Ministero dell'Istruzione non aveva più la possibilità di finanziare nemmeno le medaglie, nemmeno le coppe di questi ragazzi. Quindi la scuola continuava senza mollare mai a fare queste cose, però è chiaro che un pochino di spese, un pochino di lavoro ci vuole. Chiaramente la provincia e i comuni ci sono stati sempre al nostro fianco, però il Ministero deve comunque fare la sua parte. E adesso abbiamo questa sinergia, una sinergia positiva, perché se la scuola ha un problema di impianti, andiamo da Eleonora Ducci e ce la risolviamo, magari con un po' di fantasia, Eleonora, e andiamo dai comuni per quanto riguarda le scuole medie. Per quanto riguarda poi il ritorno dei vecchi giochi della gioventù, che sono quelli che noi tutti abbiamo fatto da piccoli, quando facevamo le superiori e le medie, stiamo riuscendo, con i numeri che poi verranno detti dal mio provveditore e da tutti voi, a farli ritornare quelli che erano. Viva lo sport nella scuola, sport educativo. Bene, allora, prima adesso... di approfondire, Massimo, se sei d'accordo, anche la buona pratica di Arezzo, dei campionati studenteschi, io direi di passare la parola al dottor Curtolo, che dovremmo avere già in collegamento. E ricordiamo, ovviamente, è il provveditore agli studi di Arezzo e Siena. Professore, salve, benvenuto. Salve, buonasera. Salve. Buonasera, ma è ancora mattina. Buonasera, insomma, io ho detto con salve riesco a... Dopo le 12 è sempre buonasera. Negli studi sì, di solito usa così. Allora, i campionati studenteschi sono l'attuale versione dei giochi della gioventù di una volta, no? Si parla di una pratica che è attiva nella scuola dal 1968, quindi insomma sono tanti anni. 58. Sono stati un'istituzione un fiore all'occhiello della scuola italiana, un modo per avvicinare i giovani allo sport e un modo per far vivere loro un'esperienza di comunità che altrimenti difficilmente potevano approcciare, e anche la possibilità di vincere, di aggirare il problema dell'iperspecializzazione che l'organizzazione dello sport nazionale determina fin dalla più tenera età. Ecco, i campionati studenteschi erano la finestra nella quale i ragazzi potevano e ora possono continuare a fare, a praticare una pratica multidisciplinare anche all'interno dello sport. Ecco, provveditore, una domanda viene guardando soprattutto i numeri di quello che avviene nella provincia di Arezzo, perché se andiamo a vedere gli studenti che partecipano, rispetto allo scorso anno addirittura siamo più 2.000 unità, quindi 15.000 errotti. Vediamo le gare complessivamente 222 gare, i professori 230, quelli di educazione fisica, le discipline anche quelle vediamo in costante aumento, sono addirittura 29. Si può fare, ecco la domanda, ancora meglio di così? Allora, 15.000 sono circa un terzo degli studenti complessivamente della provincia aretina.
quindi se pensiamo che ai campionati studenteschi possono partecipare i ragazzi che hanno ormai maturato un'età scolare un po' più elevata, vuol dire che meglio di così, vuol dire arrivare a farlo fare veramente a tutti. Cioè siamo vicini, certo, al 60% dei ragazzi che possono partecipare, quindi abbiamo ancora un margine di miglioramento, ma oltre quel numero poi è impossibile. Io penso che invece quello che possiamo fare e che faremo, perché uno dei progetti, non so se ne avete già parlato, ma che sicuramente la vicinanza che con Estra, con l'amministrazione provinciale, con i comuni del territorio ci può portare a fare, è un'attività inclusiva, quella che mette insieme agli studenti anche i ragazzi diversamente abili, non in gare separate, ma insieme, perché l'obiettivo dello sport scolastico è quello di fare comunità. Bene, allora noi ringraziamo il provveditore agli studi per questa preziosa testimonianza, per essere stato in nostra compagnia via telefono. Grazie, buon lavoro, mi immagino che ne abbia tanto da fare, noi la invidiamo, cioè, sicuramente. Non ho potuto essere con voi perché dovevo essere a Firenze a portare la testimonianza, ovviamente a tutelare il territorio aretino, comunque ci sono sempre. A tenere in alto la bandiera aretina. Bene, 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 grazie mille. Salutiamo Roberto Curtolo e io direi di andare con Eleonora Ducci, perché insomma, esatto, sì. Se Estra ha dato una mano, è stata sempre vicina a questi campionati studenteschi, diciamo che un ruolo fondamentale lo svolge la provincia di Arezzo. Ducci. Sì, devo dire che l'attività sportiva per noi è una delle attività fondamentali, rientra appieno nelle attività didattiche dei nostri ragazzi, e con Antonella, che è il nostro riferimento nell'ufficio scolastico provinciale, facciamo un lavoro, io dico, di Tetris, davvero preciso, per cercare di far sì che i ragazzi abbiano tutti degli spazi adeguati per poter svolgere l'attività sportiva didattica e poi anche avvicinarsi a tante discipline sportive che sono diverse anche rispetto a quelle che si fanno tradizionalmente all'interno del percorso scolastico. E quindi davvero, nonostante le tantissime difficoltà anche economiche della provincia, perché siamo in una situazione non proprio semplice, riusciamo comunque con un po' di fantasia come ricordava Antonella, a far sì che i ragazzi riescano a svolgere l'attività didattica. L'anno scorso abbiamo fatto un percorso particolare, non avevamo gli spazi, abbiamo fatto davvero un incastro perfetto, abbiamo fatto praticare il rugby, il golf, le bocce ai nostri ragazzi. Quest'anno siamo stati in piscina, e quindi insomma andiamo nelle palestre, ma poi nel momento di bisogno insomma riusciamo anche a offrire, a far sì che i ragazzi possano svolgere l'attività sportiva nonostante le difficoltà. Ecco, un'ultima battuta a Francesco Macri prima di chiudere la prima parte. Direi che veramente è un momento di grandissima partecipazione, e c'è questo modo di approcciarsi allo sport veramente genuino, forse che poi successivamente, quando lo sport viene praticato a livello agonistico, un po' questo spirito si perde per strada, purtroppo. Sì, sicuramente. Io ricevo molte segnalazioni anche da genitori che nella fase, diciamo, di passaggio tra l'avviamento allo sport, quello a cui faceva riferimento Antonella, lo sport, diciamo, nella sua dimensione didattica, e lo sport così affrontato in maniera un pochino più professionale, cioè, si sente il bisogno di una maggiore assistenza delle istituzione. Purtroppo il contesto complessivo non depone, diciamo, a nostro favore in questo senso. Servirebbe uno sforzo ancora maggiore, perché questo è un paese che pratica in maniera notevolissima attività sportiva, ma c'è, diciamo, bisogno, secondo me, a livello istituzionale. È giusto che una società pubblica come Estra si impegni in questo senso, perché c'è tanto bisogno di supportare e sostenere tanti potenziali atleti che spesso non emergono proprio perché non c'è più un sistema di sostegno. Ecco, lo sport dovrebbe essere rimesso al centro di politiche nazionali in maniera pesante e importante, non magari come si è fatto in passato sostenendo anche dei carrozzoni importanti, ma
concentrando risorse sulle eccellenze che potrebbero emergere dalle scuole, perché è a scuola che si vede se c'è la potenzialità, e sostenerli poi. Nel nostro piccolo cerchiamo di sostenere anche dei singoli atleti che possono avere la possibilità di emergere, insomma. E quindi continuare a investire, tenere in vita progetti storici come questi, rivisti e rivalutati in chiave moderna, è assolutamente una politica che va nella direzione a cui facevo riferimento. Bene, allora grazie. Noi chiudiamo qui la prima parte. Ovviamente sullo stato di salute ha toccato una nota dolente il presidente di Estra Macri, perché sullo stato di salute dello sport italiano, insomma, ci sarebbe da fare una mega trasmissione. Insomma, però ci fermiamo un attimo come di consueto. Noi salutiamo Francesco Macri, che purtroppo ci deve lasciare, non ce la fa a rimanere qui nella seconda parte. No, è venuta proprio. Va bene. Grazie mille a Francesco Macri, e ci risentiamo tra pochissimi istanti, quindi restate con noi, a tra poco. Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche. Con ospiti e approfondimenti. Sociale, ambiente, energia. Sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13. E sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni. Con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Lega Ambiente. Ecco, lo dico per chi magari non avesse seguito la prima parte, si fosse sintonizzato solamente a trasmissione in corso. Non c'è Greta Settimelli, che ripeto, salutiamo, c'è Matteo Casali, che è una colonna portante di questa trasmissione, è un redattore, e quindi è con noi oggi uno che lavora sempre dietro le quinte, ma insomma fa un lavoro preziosissimo. Allora, Matteo, abbiamo sentito, siamo ancora parliamo oggi di campionati studenteschi, siamo ancora qui in diretta sempre su Radio Fly e su Facebook, facebook.com/lebuonepratiche, per chi vuole ci può vedere. Abbiamo qui con noi Antonella Bianchi, la professoressa Bianchi dell'Ufficio Scolastico Territoriale d'Arezzo, e soprattutto abbiamo con noi la vicepresidente della provincia di Arezzo, Eleonora Ducci. Io ritornerei un attimo velocemente da la professoressa Bianchi per chiederle un pochino, ecco, parliamo di campionati studenteschi, cerchiamo di far capire anche a chi ci ascolta, abbiamo detto lo sport, l'inclusione, qual è il segreto del successo di questa buona pratica ad Arezzo, ecco. Entrando un po' nella macchina organizzativa, come si organizzano i campionati studenteschi? Che non deve essere una cosa semplice, immaginiamo. No, tutt'altro. Grazie Matteo. Direi di iniziare proprio dalla base, e quindi dai miei colleghi di educazione fisica. I miei colleghi sono stati motivati dagli enti e da Extra, per cui è molto importante quello che stiamo facendo in questi anni, perché i colleghi di educazione fisica si erano un po' demotivati per il fatto che le palestre abbiamo problemi. I soldi non ci sono, i ragazzi sono sempre più sfuggenti, perché purtroppo abbiamo anche altri problemi educativi, cioè a dire la scuola e noi professori siamo meno riconosciuti dai genitori, e questo non è solo una cosa che riguarda lo sport o l'attività di scienze motorie, ma purtroppo è una fase storica dove gli insegnanti non sono più riconosciuti come la base dell'educazione, ma dai genitori sono spesso contrariati, e voi lo sapete bene, avrete fatto anche tante trasmissioni su questo. Quindi abbiamo avuto bisogno della vicinanza della provincia, che coordina tutti e 37 comuni, abbiamo avuto bisogno del CONI, avuto bisogno di Extra, e siamo ripartiti con i professori di educazione fisica. Quindi questi numeri che voi vedete, 15.470, è una proiezione fatta dal lavoro dei miei colleghi, non tanto dal lavoro mio, che è risulto l'apice di questa piramide. Praticamente questo iceberg ha una base molto grande. Le 54 istituzioni scolastiche, parlo di presidi, di tutta la provincia di Arezzo, che Eleonora conosce bene perché lavora ogni giorno accanto ai presidi,
lavorano ogni giorno e all'interno delle loro istituzioni che cosa fanno? Fanno i campionati studenteschi della fase interna, i famosi tornei interni, le fasi di istituto. È lì che vengono i numeri, perché se si inizia con 200 persone di campestra che ha preso Michelangelo, ok, con i bidelli che corrono anche loro, che fanno il pan col pomodoro, scusate, ma noi siamo aretini fino in fondo, è bello questo, perché i ragazzi si avvicinano a un'attività a livello adrenalinico, anche no, ho partecipato per la prima volta alla campestre, oppure può essere il tennis, può essere anche altre cose, ma è da lì che parte la piramide, perché io da sola non posso organizzare con Estra, con la provincia, la fase di 2000 bambini ad Arezzo, no, ci sono le fasi successive, per cui i migliori 20 dei caprese che hanno fatto la campestre vanno a San Sepolcro e lì c'è la fase distrettuale, per cui le vallate fanno la loro gara di tutti gli sport che loro vogliono, con che cosa? Con i meravigliosi premi messi a disposizione da Estra, perché la medaglia la vogliono tutti. Per cui non, eravamo arrivati all'asciutto 5 anni fa e siamo ripartiti. I professori di educazione fisica e scienze motorie sono meravigliosi, perché loro da soli organizzano queste cose. Poi piano piano i migliori naturalmente arrivano ad Arezzo per fare le nostre fasi provinciali, che sono di tutto rispetto, perché abbiamo fatto la campestre in dicembre, eravamo 800, lo sci eravamo 108 in partenza venerdì scorso all'Abetone. Sono i migliori, ma noi non interessano i migliori, a noi interessa la base, che qualsiasi bambino abbia, provi a fare nuoto, provi a correre, provi a fare un salto in alto, perché da lì poi si svilupperà la sana abitudine di vita, che è quella di fare una passeggiata almeno una volta al giorno. Questa è una sana abitudine che tutti quanti dovremmo avere. Sì, noi ci proviamo. Mi guardi e ridi, probabilmente c'è qualcosa da rimproverarmi. Sì, Massimo. Ci conosciamo oramai da tanto tempo. Ormai ci conosciamo da tanto tempo. Confronto ad Antonella abbiamo tutti da imparare, fare sport, non la raggiungeremo mai. Ecco, è un lavoro sempre, Antonella, e poi chiamo in causa anche Eleonora Ducci, è un lavoro sempre più difficile, perché poi si stanno aggiungendo delle discipline via via, cammino sì, facendo, quindi insomma la cosa diventa sempre più... È molto faticoso. Anche se la macchina organizzativa poi è sempre la solita, insomma, praticamente, giusto? Purtroppo, quindi, eccola qua. Ecco, no, che fortuna, direi. No, ho ringraziato i miei 230 professori che veramente sono bravissimi, cioè mi seguono, e anche i presidi, e il provveditore, insomma... Non fa una piega, cioè qualsiasi sì, cosa chiedo, insomma, è bravissimo. Quindi devo dire che ho un territorio fertile, dalla provincia a tutti i comuni, al CONI e tutti, per cui invento delle cose come il progetto Neve ad Andalo, siamo a 3.000 bambini, è una cosa enorme, 3.500 nel parco a camminare ciaspolare, adesso c'è la neve sulla Burraia, siamo tantissimi a ciaspolare su. Maestre, scuole medie, scuole superiori, è bello stare all'aria aperta, basta con questi telefonini. Allora, non lo faccio dire a te ora, che io ti do il tuo, tanto oramai è veramente difficile, grazie, si riconosce, grazie, e ci si stima da tanto tempo. Lo faccio dire a Eleonora Ducci, che questi insegnanti di educazione fisica spesso sono un po' troppo, diciamo, lasciati a margine, però hanno questo compito veramente grandissimo di far capire che cos'è lo sport ai bambini. Questa è una parte, la domanda che avevo rivolto a Francesco in partenza, però diciamo che ricade tutto sulle spalle di questi professori. Sì, ma io devo dire che gli insegnanti di educazione fisica hanno un ruolo importante che va al di là anche della materia che si insegna in maniera semplicemente scolastica, ma hanno un approccio anche nei confronti di quelli che sono il rapporto con il corpo dei ragazzi, l'aspetto della socializzazione, perché comunque quando si fa sport si vive in maniera diversa rispetto allo stare sui banchi, quindi davvero hanno anche un ruolo importante nell'accettazione di questi ragazzi, quindi insomma penso che il ruolo educativo di questi insegnanti sia sotto gli occhi di tutti, appunto, sia da un punto di vista non solo didattico ma anche di formazione e di educazione dei ragazzi. Io volevo ricordare un'ultima cosa, perché
questi campionati studenteschi sono importanti, ma il lavoro parte ancora prima, perché parte dalle scuole elementari, parte con un scuola dell'infanzia. E l'infanzia parte con un progetto importantissimo, Sport Giocando, che è Sport Giocando, dove hanno un ruolo fondamentale i comuni, e grazie al ministero possiamo contare su insegnanti qualificati che vengono nei nostri istituti comprensivi e fanno sì che anche i nostri bambini, sin dall'età più tenera, approccino le attività sportive, perché poi si gettano le basi per quello che è poi l'attività sportiva e quelli che saranno i campionati studenteschi. Bene, allora diamo ancora qualche minuto, Massimo. Sì, abbiamo ancora allora, circa 4 minuti a disposizione. Benissimo. Io vediamo di sfruttarle al meglio. Sì, ci proviamo. Allora, io passerei di nuovo la parola alla professoressa Bianchi, ad Antonella Bianchi, per parlare anche un po' dell'aspetto che di due aspetti. Uno dei progetti motori, abbiamo già accennato qualcosa, sì. E poi l'aspetto diciamo dell'inclusione, no? Il provveditore agli studi di Arezzo, il dottor Curtolo, nella prima parte ce l'ha accennato. Ci piacerebbe avere, ti do anche io del tuo, Antonella, scusa, mi viene ormai naturale. Grazie, mi sento molto giovane. E ecco, ci piacerebbe avere anche da parte tua un cenno sull'inclusione all'interno dei campionati studenteschi di Arezzo, perché uno degli obiettivi che è stato appunto anche detto in conferenza stampa è far diventare i campionati studenteschi inclusivi tout court. Sì, ecco, devo dire che lì lancio un appello, perché abbiamo bisogno, cioè stiamo partendo, quindi ho bisogno di nuovo di tutti. I progetti motori. Questa è una nuova sfida. Sì, diciamo. È una nuova sfida, perché se devo dire la verità, sui campionati sportivi la parte inclusiva dobbiamo curarla meglio, dobbiamo approfondirla un pochino di più. Mentre nei progetti motori è già in atto da molti anni, perché se la classe partecipa alle attività di progetti motori, non so, nel sentiero della bonifica, bellissimo, che da Arezzo si va in bicicletta verso Chiusi, e se si fa un pezzettino con le nostre biciclette possono venire tutti i ragazzi della classe, no? Quindi a parte il problema delle carrozzine o non carrozzine, ci abbiamo la scopa dietro e salgono i ragazzi dietro e fanno un compito organizzativo. Se si va a sciare ad Andalo, il progetto apre a tutti. Se si va a sciaspolare è la classe, quindi la classe in toto. Nei campionati, essendo la rappresentativa migliore di tutta la scuola, dobbiamo crearci e inventarci qualche cosa, per cui quest'anno in via sperimentale stiamo approcciandoci a dei giochi sportivi studenteschi inclusivi, lavorando sulla disciplina dell'atletica leggera, che è la regina di tutti gli sport, e facendo poi nella fase finale del 18 maggio, che è la nostra festa finale, la festa di tutti, le finali. Quindi creeremo un regolamento e parteciperanno in via, non so, penso a una staffetta tra ragazzi speciali e ragazzi tutor, non so, si spingono le carrozzine e loro tengono il testimone, non so, ci inventiamo qualche cosa di bello, basta che sia inclusivo e sia una festa per i ragazzi. Ecco, lì ho bisogno del vostro aiuto. Benissimo, noi raccogliamo volentieri questo appello e penso che anche la provincia, ecco, sì, se ne voglia fare portavoce. Assolutamente, infatti mi è venuto in mente proprio adesso, ma dato che c'è questa necessità, abbiamo, perché insomma per fortuna questo è ancora un ruolo importante che la provincia ha, che è quello di affiancare gli istituti scolastici in quella che è la gestione dei ragazzi speciali, dalla disabilità ai bisogni educativi speciali, e dobbiamo tenere presente appunto che tra le attività educative rientra appieno anche quella sportiva, e quindi mi impegno perché abbiamo delle risorse che vengono dal governo, che quest'anno sono state particolarmente importanti, a dare una mano ad Antonella per quello Grazie. Che riguarda l'inclusione di tutti i ragazzi nelle attività sportive. Poi ne parleremo insieme a brevissimo e vediamo di mettere in pratica anche questo proposito qua. Massimo. Allora, purtroppo il tempo è tiranno, oramai questa frase viene fuori sempre alla fine, perché qui da cosa nascerebbe cosa, insomma, diciamo una discussione molto molto interessante e approfondita. Viene voglia di fare un'altra puntata sui campionati studenteschi. Faremo un'altra puntata sicuramente, magari a ridosso proprio dei campionati. A noi piacerebbe molto,
non so, far venire i nostri ragazzi vincitori, proiettare delle immagini delle nostre gare, sarei molto contenta perché veramente sono delle ottime gare. Sì. L'appuntamento alla festa finale, Antonella. La festa finale è il 18 maggio, ma prima abbiamo un sacco di belle prima cose. Del 18 maggio faremo una puntata speciale proprio dedicata a questo, a questi campionati studenteschi. Allora, grazie ovviamente al provveditore Roberto Curtolo che è stato con noi telefonicamente, al presidente di Estra Francesco Macri che ci ha tenuto compagnia nella prima parte di questo appuntamento. Poi la professoressa Antonella Bianchi, responsabile scienze motorie dell'ufficio scolastico territoriale di Arezzo, Eleonora Ducci, che è vicepresidente della provincia di Arezzo. Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Grazie a voi. Ringrazio anche il nostro sostituto della Creto Sentimenti. Grazie a te, Massimo. Matteo Casali, che se l'è cavata veramente egregiamente, ma non scopriamo assolutamente niente di nuovo, ha già esperienze radiofoniche, no? Quindi già. Sì, è sempre bello tornare alla radio. Io darei solo, Massimo, se abbiamo pochi secondi, l'appuntamento. Vai. Anche alla replica di stasera alle 21 su sì. Arezzo TV. E ricordiamo a chi ci ascoltasse che può mettere mi piace alla pagina di Facebook Le Buone Pratiche. E quindi l'appuntamento va alla prossima settimana, Massimo. Benissimo, grazie e alla prossima. Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche con ospiti e approfondimenti sociale, ambiente, energia, sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione, esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Lega Ambiente.